Vediamo ora come programmare la pedaliera per ottenere dei suoni che possano assecondare le nostre esigenze musicali. Innanzitutto regoliamo il selettore per i modelli di amplificatore o di standalone pedals sull'amplificatore con cui vogliamo iniziare a costruire il suono. In questo caso sarà un Vox AC30. Regoliamo i vari parametri gain, alti, medi, bassi, reverbero e volume. Dopodiché, se necessario, attiveremo il pedal 1, ad esempio per mettere un po' di compressore. Il pedal 2, se vogliamo un ottavo o un blue drive. Nel pedal 2 abbiamo come possibilità di edit la manopola edit che varia il parametro a secondo dell'effetto selezionato. Nel caso del blue drive sarà praticamente il gain. Se ad esempio cambiamo, andiamo sull'effetto univibe, sarà la velocità dell'effetto di rotazione. Ok, passiamo alla sezione modulazioni. Qui ovviamente abbiamo diversi effetti. Ad esempio, in questo caso io voglio utilizzare un tremolo. Il parametro a disposizione che ho è la velocità tramite il tap tempo, più c'è una funzione di Edit 2 che è selezionabile tenendo premuto il tap e girando il potenziometro Edit. La funzione Edit normale per la profondità dell'effetto. Cambio ovviamente a seconda dell'effetto che utilizzeremo, ma è possibile vedere sul manuale la corrispondenza dei parametri a secondo dell'effetto utilizzato. E infine il delay. In questo caso utilizzerò un analog delay. La grafica presente ci dà come parametro quanto sia efficace il delay, diciamo, rispetto al suono diretto. Ora, la velocità potremmo darla tramite il tap tempo. Il livello dell'effetto è presente sulla serigrafia, ci indica che, ad esempio, all'inizio della corsa del tipo di delay selezionato abbiamo poco effetto rispetto al suono diretto. Poi, aumentando, abbiamo il massimo fino a che non cambiamo la tipologia di delay utilizzato. Mentre invece il feedback si regola tenendo premuto il tap e ruotando appunto la manopola con cui prima selezionavamo il tipo di delay. Una volta terminate, diciamo, le operazioni di regolazione dei vari parametri, per poter scrivere, diciamo, per memorizzare il preset, dovremo premere una prima volta su Write, che farà lampeggiare sia la posizione del banco che del preset, in modo che a questo punto posso scegliere dove memorizzare l'effetto. Potrebbe essere 2, 3, 4 come preset, oppure i vari banchi a disposizione sulla pedaliera. Infine, la seconda volta che premeremo il tasto Write, praticamente l'effetto verrà memorizzato sulla posizione che avremo selezionato. Questo per far sì sia di copiare gli effetti in modo tale da organizzarli in maniera comoda a secondo del repertorio che stiamo suonando,
sia per appunto selezionare dove poter memorizzare l'effetto che abbiamo creato. Ai 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 ai